Rieccoci su Per Sempre News con Liberamente, la rubrica del mercoledì nata in collaborazione con il Centro Clinico Espressione di Napoli, il nostro appuntamento virtuale con la psicologa Federica Trincone dà voce ai vostri temi. Attraverso la mail di Espressione potete in modo libero da ogni vincolo parlare e raccontare i vostri dubbi per ricevere un parere psicologico. Dottoressa, ben trovata, a te la parola. Allora, oggi parliamo ancora di amore. C'è scritto un ragazzo di 26 anni ed è la prima volta che riceviamo la lettera di un uomo. In effetti non avevamo mai affrontato un racconto da una voce maschile. Ascoltiamolo e poi magari ci spieghi come mai ci scrivono più donne che uomini. Chissà, forse la differenza la fa proprio la scrittura. Il chiaro segreto è sempre stato di natura più femminile, no? Comunque questo ragazzo è laureato in ingegneria, lavora in un'azienda informatica, la sua vita procedeva tranquilla finché non è stato sconvolto da un evento perché è stato fidanzato per 3 anni con una sua coetanea. Si sono però lasciati da 6 mesi a causa di un'incompatibilità caratteriale e ne è uscito distrutto. Non specifica altro. La prima cosa, per esempio, da chiedere in questo caso, può essere se è stato lui a lasciare oppure è stato lasciato, anche se, raccontando, di sé che è distrutto, magari noi lo comprendiamo che è stato lasciato. Sì, lo penso anch'io. Comunemente si dice ci siamo lasciati, però in un colloquio si tende a chiedere chi ha lasciato chi. Non per infierire, però bisogna trovare il coraggio di dire come sono andate veramente le cose. Lasciare o essere lasciati non rende più o meno dignitosi, ma a seconda della posizione in cui si è, ci si può interrogare. Che intendi per interrogarsi? Cioè le solite domande, cosa ho fatto di sbagliato, se c'è già un altro amore all'orizzonte? Non necessariamente in questi termini, soprattutto di giusto o sbagliato, però ci sarà un motivo se l'altro ci ha lasciato o se abbiamo fatto in modo che ci lasciasse. Questo ragazzo comunque ci scrive per dimenticare, perché proprio non ci riesce. Ha nella mente fisse tutte le date dei loro avvenimenti più importanti, del primo bacio, della prima volta che sono stati insieme, di quando si sono conosciuti, e ripete più volte ho bisogno di lei, chiedendosi se possa essere un'ossessione. Beh, anche qui da Catullo a Ian McEwan, ogni storia d'amore finita male sembra diventare un'ossessione. Sì, che l'amore sia anche ossessione è indubbio, lo sperimentiamo noi tutti. Eppure quel che può sembrare romantico potrebbe essere il segno di altro. Ripete più volte di aver bisogno di lei, ma c'è differenza tra il bisogno e il desiderio. Se si ha bisogno dell'altro, allora ci si funde e si diventa una sua protesi. Se si desidera l'altro, allora lo si può riconoscere e rispettarlo. Quindi nel campo del bisogno, quando ci si lascia, si sente di aver perso una parte di sé. Nel campo del desiderio, si riesce a lasciare andare con più facilità. È solo qui la questione, non si può essere ancora innamorati. Quando finisce una storia, si può essere tristi, ma solo fino a un certo punto. Non posso quantificare la quota di dolore accettabile, però facciamo un esempio estremo. Dai fatti di cronaca sappiamo addirittura che c'è chi si suicida o chi ammazza quando viene lasciato. È chiaro quindi che dietro c'è sempre dell'altro. È per questo che per alcuni, dico che può essere importante, farla diventare un'occasione per capire qualcosa di sé, proprio perché stanno particolarmente male. Per altri invece può funzionare il chiodo schiacciachiodo. Ma c'è sempre un lavoro del lutto da fare. Questo ragazzo riporta anche un sogno ricorrente che faceva durante l'ultimo anno della loro relazione. Lei lo lasciava e lui piangeva. Per lui era un incubo che purtroppo si è avverato. Nel sogno, però, l'abbiamo già visto, le cose funzionano in un altro modo. È lui che produce un sogno in cui si fa lasciare. Il sogno non esprime sempre solo una paura, ma anche un desiderio inconscio. Il racconto sembra complesso. Prima che la sera finisse, sognava di essere lasciato. Viene lasciato e non riesce ad accettarlo. Forse non riesce ad accettare altro, non che non sia più con quella ragazza. Ecco perché prima dicevo che si può celare dietro altro dietro quel bisogno.
Questo ragazzo, tra l'altro, continua raccontando le frustrazioni relative al loro rapporto perché non si è mai sentito compreso veramente. E qui già si inizia a intravedere una crepa in quel che lo descriveva come un rapporto ideale. Eppure chiude la lettera dicendo: come farò a trovare un'altra ragazza come lei? Ma la domanda è: perché dovrebbe trovare un'altra ragazza come lei? Questo ragazzo sente un vuoto dentro di sé, ne è spaventato, eppure dovrebbe far più paura il troppo pieno. Pensiamoci un attimo, nel vuoto c'è libertà di movimento, però è chiaro che questo vuoto rende conto di qualcosa e non voglio sminuirlo. Lacan dice: amare significa dare ciò che non si ha a chi non lo vuole, cioè significa che ogni volta che noi amiamo, non diamo quello che abbiamo. Noi diamo alla persona amata ciò che vorremmo ricevere da lei, cioè quello che ci manca. Quindi il mito di Platone sull'amore, sulla metà mancante ha una base psicanalisi con Lacan. Mito e romanticismo a parte, è sano cercare un compagno che ci completi? È sano cercarlo, poi però magari ci accorgiamo che le cose non devono andare proprio così. Per concludere, voglio dire a questo ragazzo che questa sofferenza gli potrà servire se ne farà un buon uso. Prendo a prestito le parole di Françoise Dolto che dice appunto che noi abbiamo bisogno di piacere, ma è la sofferenza, non il piacere, che ci plasma. Questo vale per tutti noi, dobbiamo morire a qualcosa per diventare desideranti, desideranti del vero desiderio al di là del bisogno. Solo che non è proprio facilissimo comprendere quale sia il nostro desiderio. E se avessimo la lampada di Aladino, siamo sicuri che sappiamo quale desiderio esprimere? Anche perché la prima regola della lampada di Aladino è: non posso far innamorare nessuno. È una cosa che non solo dei film, ma è una leggenda che si tramanda. Bene, grazie alla nostra psicologa Federica Trincone. Come al solito, ci mostri un lato diverso, alternativo della solita chiacchiera tra amici. Liberamente è la vostra voce, e quindi per chi desidera farsi ascoltare o nel nostro caso leggere, può spedire a info@centrocliniquoespressione.it e vi diciamo come scrivere il testo. Il consiglio è quello di conquistare uno spazio privato, scrivere una o due pagine di testo e non rileggere ciò che si è scritto. Grazie e ci ritroviamo mercoledì prossimo, sempre alle 17.